tiro palla veloce da parte di Eriček, che arriva, eccolo il pari. Eccolo qui, 18 pari. Alla termine, ancora Manojlovic, palla fuori di gioco. Palla ora per Eriček per provare a vincere la partita. Tiro e gol. 3 secondi, la conclusione. Besson risponde e finisce con la vittoria di Eriček, che approda alla prima finale della sua storia di Coppa Italia.